Presidente del Consiglio Pari Opportunità Lombardia, il dottor Riccardo Bettiga di Arani. L'obiettivo sicuramente è quello di sensibilizzare e dare più attenzione, diciamo, a quelle che possono essere le problematiche di ogni bimbo, di ogni ragazzo che può incappare nei rischi della rete, delle nuove tecnologie, dato che chi di noi ha figli sa benissimo come dare un tablet, uno smartphone possa nascondere insidie, magari andando in applicazioni, in siti un po' pericolosi, diciamo. E quindi questo protocollo che si firma qui oggi tra Corecom, grazie anche all'organismo di Regione Lombardia, Garante Nazionale, potrà dare un impulso in questa direzione per sensibilizzare, attenzionare sempre di più un problema che deve essere in qualche modo arginato. Per educare i ragazzi a conoscere i propri diritti, in particolare il diritto alla riservatezza, e a conoscere gli strumenti per tutelarsi. Pensiamo al cyberbullismo, pensiamo al revenge porn che ahimè è in continuo aumento, questo utilizzo delle immagini intime diffuse per vendicarsi dell'amichetto con cui si è litigato. Sono fenomeni gravissimi che ovviamente poi portano all'acuirsi del fenomeno della pedopornografia, tutte cose di cui i ragazzi non sono consapevoli, gli insegnanti e i genitori faticano a conoscerle e a porre un freno. Ecco che l'idea di portare le linee guida dentro le scuole è proprio per dare gli strumenti ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori per contrastare questi fenomeni.